60 anni, ma non li dimostra. È la Costituzione italiana che, nonostante la sua terza età, resta sempre attuale. Dalla sua nascita ad oggi, un percorso nel segno della democrazia, spunti di un dibattito pubblico promosso dall'amministrazione comunale di Palagiano. Tra gli ospiti anche il procuratore capo della Repubblica, Franco Sebastio, che ha sottolineato come qualsiasi riforma della Costituzione debba salvaguardare i principi portanti. Primi destinatari della riflessione gli studenti, coinvolti in un progetto tutto incentrato sull'importante anniversario. Per loro ho previsto un concorso. Attraverso disegni, manifesti o ancora fotografie e DVD, gli alunni dovranno raccontare i 60 anni dal 1948 al 2008 e puntare l'attenzione sul ruolo della Carta Costituzionale oggi. Due diverse tracce di un concorso che punta a rendere partecipi i giovani nella società. È di una attualità straordinaria, soprattutto la prima parte della nostra Costituzione, cioè quella che riguarda i valori, quello che riguarda il rispetto fra gli uomini, quello che ci fa essere una nazione unita. E come è possibile non parlare ai giovani in questa occasione della importanza della nostra Carta Costituzionale, che collegata alle altre carte costituzionali hanno fatto grande l'Europa, hanno fatto l'Europa un paese di pace. E allora facciamo bene a parlare di Costituzione. Noi abbiamo avviato in questi giorni un concorso per le scuole primarie e secondarie, i ragazzi si cimenteranno nello scoprire l'attualità, la freschezza, le novità ancora attuali appunto della nostra Carta Costituzionale.